Insomma, mi vuoi spiegare? La cosa? Ma lo vedi come sei? Ne abbiamo appena parlato e già fai finta di niente. Non mi sembra una domanda tanto complicata. Ah, sì. Quindi? Carmen, io non credo che tra voi due sia veramente finita. Io sono stato già molto male in passato per una situazione simile. Tempo fa, vedi, ho conosciuto una ragazza e me ne sono innamorato. Una ragazza che non aveva mai smesso di pensare al suo ex. Io pensavo che comunque, standoci insieme, pian piano lei se lo dimenticasse. Invece ho finito solo per legarmi di più a lei. E quando poi, come capita puntualmente, lei è tornata con il suo ex, per me, vedi, è stata una bella mazzata. Lo credo. Adesso capisci perché ho tanta paura a lasciarmi andare. Le storie contorte con un fantasma di mezzo mi spaventano. Io preferisco starne alla larga. Questo non è un tentativo per scaricarmi, vero? Ma assolutamente no, anzi. Io ti voglio tantissimo. Sta diventando una specie di tortura. Marco, io... Senti, volevo dire... Carmen. Se io mi lasciassi andare con te, io sono sicuro che mi innamorerei di te. In un attimo. Ma non voglio più stare male. Non posso più permettermelo, capisci? E io non voglio che ci perdiamo. Carmen, io non vedo l'ora di lasciarmi andare in questa storia con te. Ma se anche tu ci tieni a me, devi decidere di chiudere completamente e definitivamente col tuo passato. Chiamami tu, ok? Ma solo in questo caso. Ciao. Oddio. Stai tranquilla, Carmen. Quindi è così? E tu non facevi altro che dirmi che erano tutte paure senza senso. Marco, io non volevo che tu lo sapessi in questo modo. Come volevi farmelo sapere? Quando? Io l'ho scoperto solamente ieri, volevo dirtelo, ma non ho avuto il coraggio. Sì, ieri, ci ho provato a dirtelo, però tu... Sta zitta! Tu mi hai solo usato, Carmen. Questa è la verità. Che schifo. Adesso smettila. Non è il caso di credere a questo modo. Sto parlando con te. Ti prego, Marco, prenditela con me. Filippo non c'entra niente. Non ti preoccupare. Non ho intenzione di prenderla con nessuno. Non ne vale la pena. Complimenti a tutte e due. Non voglio mai più vederti in vita mia. Mai più. Ma che bella faccia tosta. Guarda che io non ho incontrata di gente incompetente, ma uno così proprio non mi è mai capitato. Che bel manager che avevi, Carmen. Ma forse si è sentito tradito e allora... E allora cosa? Ma che fai? Lo difendi pure. Se non è stupido, Filippo dovrebbe sapere che è una prassi normale in questo ambiente rompere un contratto. Ma sei sicuro? È certo. Un artista si guarda attorno. Quando vale, cerca di capire chi è che lo apprezza veramente. Non rimane legato a un palo solo in nome dell'amicizia. Bella amicizia, poi. Non lo so. Ma cosa non sai? Filippo ha reagito così perché gli interessa solo della sua casa discografica del cavolo. Del tuo futuro non gliene frega niente. Ma li vuoi aprire gli occhi o no, Carmen? Marco, però adesso non esagerare pure tu. Ah. Quando gli facevi comodo era sempre gentile e disponibile. Poi, quando sei andata tu a chiedergli qualcosa... Beh, dov'è Filippo adesso, eh? Dov'è? Non può continuare così. Ma dove va? Dall'amico tuo. A spiegargli come bisogna gestire un talento come il tuo e soprattutto come bisogna trattare un'amica. Marco, ma che senso ha andare adesso? Dai, siamo tutti quanti nervosi. Infatti tu non vieni. Tu resti qua. Ci vado io a spiegargli la situazione una volta e per tutte. E a dirgli quello che penso di lui e del suo contratto da morto di fame. Adesso che ti sei sfogato ti senti meglio? Guarda che non ho finito. E che vuoi fare? Vuoi prendermi a botte? Ragazzi! Non te la meriti. Sei troppo egoista. Io sono soltanto uno che rispetta le regole. Ma perché non dici la verità, Filippo? Per ottenere un poco di profitto, tu non guarderesti in faccia a nessuno. Marco, per piacere, non così. Carmen ha un altro anno di contratto e l'impegno per un nuovo disco con la Starbucks. Dopodiché lei può andare dove vuole. Ma non capisci o fai finta di non capire? Ragazzi, parliamone con calma. Io sono calmissimo. Questa potrebbe essere l'occasione della sua vita. E si vede che la consideri proprio una miracolata. Se Carmen ha davvero talento, di occasioni ne avrà non una, ma 100. Palle! Tu l'occasione a lei le vuoi togliere? Ma che cos'è, una vendetta? Sentite, io non ho tempo da perdere.
Se vogliamo parlare di cose concrete va bene, altrimenti è meglio sciogliere la seduta. Tu sei incazzato, Nero, perché l'hai persa come donna. E adesso per vendicarti le vuoi distruggere la carriera. Senti, adesso vai scocciato, hai capito? Ecco. Adesso vediamo chi è dei due che vuole menare le mani. Il tuo amico vuole la guerra. Si è scelto il nemico sbagliato. Ma chi stai chiamando adesso? La Glam Records. Se Filippo Sartori vuole competere con la grossa major, è libero di farlo. Ma si sta scavando la fossa. Marco, aspetta. Ma perché devo aspettare? Dammi solo un motivo. Sono io il motivo. Carmen, io a Filippo la radiografia gliel'avevo fatta già da tempo. Ma se non mi sono mosso prima è stato proprio per rispetto a te. Ma lascia stare Filippo alla Starbucks per un attimo. Come pensi che mi senta io in questo momento? Quella che doveva essere una bella notizia, l'inizio di una nuova carriera, si è trasformata in una guerra. Non lo so, questo mi dispiace. Io non volevo questo. Figurati io. Quindi adesso ho bisogno di staccare, Marco, ti prego. Perfettamente ragione. Poi questa è la tua vita e devi essere tu a decidere. Ehi, piccola. Ma ti ho messo davvero sotto pressione? Allora adesso basta, dai. Per oggi sospendiamo. Ma ce lo dovevamo aspettare. Bastardo. Marco, ti prego. Quelli della casa discografica gli hanno messo i tappeti rossi. Una cifra a base da urlo. Un'ottima percentuale sulle vendite del disco. Ma chi voleva di più? Lo so io cosa voleva, dai. Lo so pure io. Voleva lei. La vuole tutta per sé, ma chi si pensa che è sua? Ma non si è smosso di una virgola, vigliacco! E basta, va bene, è andata così, non ne voglio più parlare. Ah. Ma fammi capire, tu ti vorresti arrendere? Gliela vuoi dare vinta? No, perché io non la faccio passare liscia a quel prepotente. Marco, ti voglio dare una calmata, ma non lo vedi che Carmen ci sta male? Scusa, Carmen, ma perché stai così? Cioè, forse per te è una questione di soldi, ma lei nella Starbucks ci ha messo l'anima. Ebbene, è arrivato il momento di riprendersela. Non se la meritano. E come? Con la guerra? Pensi che sia la strada vincente? Carmen, oddio, scusami, mi dispiace, solo io vorrei trovare una via d'uscita. Vabbè, io continuerei a farmi gli affari vostri e secondo me affrontare Filippo di petto è controproducente. Ma il tuo singolo? Che fa? Ma ultimamente non si sente tanto più per radio, sai? Non è che Filippo sia un po' seduto con la promozione? E perché, scusami? Ho fatto un sacco di interviste alla radio, sui giornali. Io ultimamente non ho sentito più nulla. E poi altri pezzi che sono usciti insieme al tuo vanno ancora forte, sai? Vabbè, ma quelli hanno alle spalle le grandi case discografiche. La Starbucks è un'etichetta piccola, non ha tutto sto budget a disposizione. Vero. Però è anche vero che se nel pezzo ci credi, piccolo sforzo si può sempre fare. Senza soldi non si cantano misse, lo sai. Ma più che soldi, a volte, sai, basta un po' di fantasia, un po' di sano spirito d'iniziativa. Cioè? Che ne so, fare un remix, cantare in coppia con qualcuno, partecipare a una serata di beneficenza. Insomma, fare qualcosa per far girare ancora il prodotto, per tenerlo ancora in alto. Si può sempre fare di più. Basta volerlo. E Filippo queste cose deve saperle. Pare che sei un po' distratto. Se vuoi ne parlo con un amico. Lui lavora per una major. Tuo pezzo lo conosce. Fammi capire esattamente chi hai in testa. Carmen, tu devi credere di più in te stessa. Vabbè, io ci credo. E allora? E allora hai bisogno di una struttura più seria, con maggiore risorsa. Qualcuno che possa spingerti come meriti. No, fermati. Non mi piace sentire queste cose. La Starbucks sarà pure piccolina, ma sono loro che mi hanno lanciata. Carmen, è assurdo che con una voce come la tua stia ancora qui dentro a fare la cameriera. Ormai il tuo disco è uscito da un bel po'. E se non lo spingono come merita, secondo me devi sentirti libera di fare le scelte migliori. Per te e per la tua carriera. Cameriera, il conto, grazie. Il conto. Sì, arrivo subito. Non lo so. Io ti ho detto quello che penso. Poi devi decidere tu. Ti accontenti di questo? O se vuoi prenderti quello che meriti.